Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Ti preoccupare, Leo. Vai bene così a questo festival. E questo grazie. È il titolo della tua canzone. Benvenuto a Leo Gassman a Radio Bruno. Grazie, è un piacere essere qui. Allora, abbiamo rotto il ghiaccio. Sei passato nelle fasi finali, che appunto ci saranno questa sera. Com'è andata d'emozione? Ma guarda, un'emozione unica, è stata un'esperienza incredibile e sono onorato di poter salire per la seconda volta sul palco dell'Ariston. Com'è nata questa canzone? È nata mentre mamma faceva la pasta e io ho bisogno di sentirmi dire determinate parole perché ero tornato a casa da una giornata molto faticosa, chiamiamola così. E poi dopo averla scritta mi sono reso conto che sarebbe stato carino poterla condividere con altre persone, ma mai mi sarei aspettato di poterla cantare su un palco così prestigioso. Poi con il mio amico Matteo Costanzo abbiamo arrangiato il brano pensando a Sanremo e abbiamo mandato il provino e niente, poi alla fine abbiamo avuto il piacere di essere selezionati tra i primi 900, abbiamo fatto un lungo percorso fino ad arrivare qui e per me è un grande onore. Proprio il 7 di febbraio è uscito il tuo album, che cosa c'è dentro? Dentro c'è un pezzo di me, il mio modo di vedere il mondo dalla mia prospettiva e ho cercato appunto di dipingere il mio pensiero sulla musica, con la musica. E ci sono storie che ho conosciuto, che ho vissuto da vicino e emozioni che ho provato molto forti, belle e brutte. Però tutte spero, poi alla fine ogni canzone alla fine offre diciamo una via d'uscita dal dolore e anche una cerca di portare per mano le persone verso la felicità. Molto bene, abbiamo iniziato a conoscerti attraverso X Factor, perché insomma c'è un peso importante, no? Bisnonno, nonno, papà, mamma, però abbiamo conosciuto Leo. E abbiamo scoperto che sei bravissimo a cantare, che ti è piaciuta da sempre la musica, che ti piace ogni tanto insomma lasciare l'Italia, andare comunque nell'oceano, avere proprio un contatto con la natura. E, insomma, sei più grande come esperienza rispetto alla tua età, secondo me influenza anche nell'interpretazione, che è sempre bellissima. Ah, ti ringrazio di cuore, guarda, io sono stato molto fortunato, ma fin dai tempi scolastici in realtà, perché ho conosciuto, per me, secondo me, la formazione scolastica, soprattutto i primi anni, è fondamentale. Ho avuto il piacere di incontrare dei professori che mi hanno insegnato a guardare il mondo da una prospettiva diversa e mi hanno dato la possibilità appunto di formarmi e di capire che cosa potesse essere quello che mi rendeva felice realmente e quindi appunto come dicevi tu spesso mi rifugio appunto in me stesso, prendo la macchina, la tenda e mi giro i posti e il contatto con la natura secondo me è fondamentale, un po' noi lo stiamo perdendo però sarebbe il caso di tornare tutti noi a concederci anche 10 minuti se magari non abbiamo la possibilità di uscire dalla città, magari al parco, stare noi con la natura, a contatto con la natura, perché è ciò che ci fa ricordare di essere uomini e persone con dei sentimenti e dei caratteri unici. Anche ci fa ricordare di rispettarla di più, è proprio vero quello che hai detto. Assolutamente. Allora, torniamo indietro nei tuoi Sanremo, un ricordo davanti alla TV, una canzone speciale di questi primi 70 anni per te. Ma di questi primi 21 anni, perché io alla fine ho 21 anni, quindi sicuramente ho visto le esibizioni anche prima che nascessi, di quelle che hanno fatto prima che nascessi, però quelle appunto della mia infanzia sono Salirò di Daniele Silvestri, che secondo me è un successo incredibile, bellissima canzone. Ma poi anche lo stesso Mahmood, secondo me Mahmood l'anno scorso ha portato un messaggio molto bello nella nostra comunità, nella nostra cultura, perché comunque ha dato spazio anche a un'altra parte, alle minoranze diciamo del nostro paese, ed è anche quello che mi piacerebbe fare a me, comunque stare dalla parte dei più deboli e cercare appunto di cantare per le persone che non hanno voce per farlo. Il primo pensiero stasera prima di salire sul palco della finale?
Ma guarda, io cercherò di emozionarmi, di ripensare al motivo per il quale ho scritto questa canzone e cercare appunto di parlare alle persone che hanno vissuto la mia stessa situazione e cercare appunto di dargli una forza in più, una voglia in più di affrontare questo bellissimo percorso che è la vita. Grazie mille Leo Gassman. Grazie a voi, è un piacere. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, diversamente tu,